Michele, c'è un problema. C'è un problema. Qualche settimana problema. Fa, qualche settimana problema. Fa, tu, tu ogni volta che mi chiama, anche le 10 di mattina, c'è un problema. C'è un problema. C'è un problema. Tu posso sei, posso il, sei, il, sei il problem solver. Sai, tu assomigli molto, assomigli molto a come si chiama? Uh, Mr. Wolf, il problem solver di Pulp Fiction. Quindi quando ti vedo dico: Ah, risolvi i problemi. Tu risolvi i problemi sì. Michele? Beh, spero no alla maniera sua perché vagamente mi ricordo cosa facevo. <ride> non nascondi i cadaveri dai mettiamola così. No però il, sì. problema, il problema che ti sottopongo oggi è il seguente che eh, qualche settimana fa io stesso ma tantissimi fra noi eravamo entusiasti aspettandoci i dragoni Invece adesso ci troviamo con dei gattini. Cioè mi, mi trovo a dover valutare un mese erotto di distanza dall'insediamento del governo Draghi, da questo eh, nuovo roboante corso politico che devo dire all'inizio ha preso anche il mio entusiasmo e rendermi conto che in realtà quel discorso di qualche settimana fa che aveva così tanto ispirato, così tanto profuso nel nostro cuore una speranza, un qualcosa di caldo, di confortevole, in realtà rischiano di essere soltanto parole, perché a questo punto, a questo punto cominciano a trapelare delle cose che mi fanno un po' sospettare, in quanto non mi sembra che la retorica politica e mediatica sia cambiata particolarmente rispetto al governo Conte 2. E poi sembra che ci siano degli spiragli molto negativi sulla presentazione del PNRR e quindi sull'accesso al Recovery Fund. E sulle vaccinazioni, tante parole che però alla fine dei conti rimangono ancora non mantenute. E una serie di elementi, fra cui le famigerate riforme, quella della giustizia, quella della burocrazia, quella della pubblica amministrazione e via dicendo, che in realtà ormai sembrano non venire più portate avanti. E allora io mi chiedo, ma veramente siamo di fronte all'ennesimo caso in cui la politica cerca di usare una testa d'arietta mediatica, stavolta come Draghi, per accaparrarsi temporaneamente il consenso e le risorse di quella parte di popolazione magari delusa e vogliosa di cambiamento e che però verrà nuovamente maziata e delusa da questo corso? Perché io a questo punto il dubbio ce l'ho, ce l'ho. E sono un po' timoroso delle conseguenze. Michele, hai detto già tutto. Tu, <ride> è Basta, non è finita. D'accordo, sono d'accordo. Addirittura hai usato parole che ho usato. Guarda, sulla cosa ho fatto tante riflessioni private, ovviamente, anche Vabbè. Mm -hmm. cose mie. Ma uh, ho fatto due riflessioni pubbliche. Una ancora. Il primo tentativo di usare Twitch uh, personalmente. Infatti, prima se ne parlava. Um, credo due settimane fa con costantino de blasi che era più ottimista che è sempre più moderato di me e devo dire la logica dei, 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 dei fatti oggettivi uh, dice esattamente quello che hai detto tu e poi no, ho sentito per caso un vecchio amico che si chiama franco de benedetti il fratello del più noto carlo ma sì. direi che è una persona anche diversa per mille aspetti e, che conosco abbastanza bene e franco aveva una visione più positiva, la sua teoria sta tenendo, cercando di tenere insieme il paese. Ma non ho ben capito cosa volesse dire, comunque ho fatto una chiacchierata con lui ho deciso di registrare anche questa è sul mio canale. E gli argomenti di Franco che sono mh, parzialmente positivi uh, non mi convincono, ho detto e ho detto "Ma ti ho deluso", dico "No, Franco ha una visione diversa dalla mia. Io ero un po' più ottimista, io non sono mai stato entusiasta, sti ricordi". Infatti, il mio primo commento l'ho messo qualche giorno dopo Ricordo. dicendo che non capivo perché lo facesse. E che comunque aveva due strade. Ovviamente sognavamo la seconda, molto più probabilmente c'era solo la prima, e ci cioè si accontentava di aggiustare un po' il piano di vaccinazione. Però l'ha fatto, da quanto vedo, si vaccina un po' di più, ha mandato a quel paese le puttanate della, delle primule, però l'effetto dannosissimo dell'atto, a mio avviso, lo dico, lo dico criminale, Qualcuno, questa è la cosa più grave dal punto di vista così morale e umano successo in Italia negli ultimi anni il piano di vaccinazione lo Stato, i membri dello Stato, le persone fisiche, dagli insegnanti a, a, alle lobby dei giornalisti, a ovviamente uh, il personale sanitario, inteso in una maniera talmente estesa che non ha incluso solo quelli che doverosamente bisognava vaccinare, cioè infermieri, dottori, ma anche i pensionati e i cugini: si è vaccinato, il resto di quelli che avevano bisogno di vaccinarsi, fra cui in Italia particolarmente gli ultra 65 anni, gli ultra 70 anni, lo, sta, lo stanno facendo ora. Il risultato? Qualche migliaia di morti in più. Qualche migliaia di morti in più. Ma va detto, va detto. Ora, lui questa cosa l'ha modificata, l'ha anche cercato di dirlo, che evidentemente era irritato con quella frase sui furbetti, avrebbe potuta, e eh, eh, glielo ridico, avresti potuto dirlo con particolare più forza, quello che, che è successo. L'ha fatto incazzare tutti perché ha detto gli psicologi. <ride> Scusami, eh, si, è bloccato, si è bloccata la connessione giusto quando hai detto il nome di quello che, che si è incazzato. Sì, no, che Draghi ha detto, quando, quando ha contestato, ha preso ad esempio gli psicologi e tutti quanti sono incazzati. Ha detto, ma come gli psicologi? <ride> in realtà è stato bello perché in quella frase si vedeva che voleva dire qualcosa e poi... <ride> Ha sì. usato il fantoccio dello psicologo, sì, infatti, guarda, elaborerò una mia teoria su quello che sta succedendo fra un attimo, uh, ed, è, ed è del tutto avventata, del tutto avventata, ma mi capacito poco che non si sia già pentito. Sì. Se è l'uomo che ho conosciuto, se è ancora l'uomo che ho conosciuto per 43 anni: 42, a dire la verità, perché siamo in aprile, um, e quindi si sì, hai ragione. e Anzi, direi che non so, ricaricherei su quello che dici tu perché comunque vada, perché ci sono queste teorie, lo fa per diventare Presidente della Repubblica, se poi lo fanno Presidente della Repubblica, non lo so, mi rimane un amaro in bocca infinito perché questo governo, mi dispiace, fatte salve, alcune doverosissime cambiamenti, cioè tipo cacciare alcuni, ma sai che cacciare alcuni è come dire una cioè, specie di... Se non facciamo no, la cosa... signore, Cioè una cosa allucinante, la cosa che mi sorprende è che sia fuori di galera, che non sia inquisito, che non l'abbiano licenziato da tutto. Cioè, uno che ha fatto un danno pazzesco al paese, con un'arroganza degna solo di quello che l'ha portato nei circoli del potere, cioè da lema, no? Eh, sì. ah, eh, sì. cioè, allucinante. Cioè, fatto e salvo alcune cose appunto doverose per dire eh, una battaglia personale eh, Mimmo Parisi, ancora lì, Uh -huh. Un incapace totale, un incompetente, un, un pseudo tecnico che si è autoinventato inventato la, 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 la APA, costa dei soldi infiniti a praticamente due lavori e non fa un cazzo, non serve un cazzo quell'intera cosa di AMPA Nav... Ora, mi dando siano piccole misure, no? Ma, ovviamente Draghi sarà impegnato da quanto capisco, da quanto so, con altri, con i collaboratori e con tanti, a cercare di aggiustare questo PNRR. Ecco, sul PNRR io in realtà ho le maggiori preoccupazioni per tanti aspetti. Allora, primo aspetto, una delle cose che si contestava a Conte a dicembre era quello della task force, ok? Questa cosa, in quei giorni i giornali dicevano task force 27 volte al secondo, task force poi è diventata cabina di regia, l'hanno italianizzata, vuol dire la stessa roba, cioè niente. E quindi adesso voglio dire, prima di tutto, ancora in realtà non si sanno le cose. Legati al PNRR, non si sa uno. I contenuti. Cioè, ragazzi, a dicembre tutti quanti eravamo incazzati, perché si diceva: È eh, perché il piano proposto da Conte è fumoso. E io stesso l'ho detto tante volte. Perché si dice, OK, 68 miliardi li mettiamo all'ambiente. Sì, ok. Però poi, a differenza della Germania, della Francia, dell'Olanda, non c'erano le collocazioni di quei soldi, di quelle risorse. Quindi, era tutto molto fumoso, tutto molto arbitrario. E quindi uno e due non si capiva chi doveva gestire. Certo, Conte aveva quell'aspetto lì che voleva farlo gestire soltanto fondamentalmente a dirigenti della pubblica amministrazione, che era una roba veramente inaccettabile. Però poi cos'è cambiato? Noi a oggi non sappiamo, non abbiamo le cifre precise di questo PNRR. Non ce l'abbiamo, non sappiamo come verranno collocate, non sappiamo nulla. Quindi siamo al punto di partenza. Due Sta cabina di regia. Io sento da settimane il fatto che Draghi eh, cerca di concertare con le parti sociali, cerca di concertare con i partiti, concertare con quello, con quell'altro, però ancora non sappiamo chi effettivamente verrà incaricato di questo. Abbiamo qualche nome, certo, ma non c'è nulla di preciso. Quindi siamo punto da capo. E questo è un problema, perché al 30 aprile dovrebbe esserci poi l'approvazione di Bruxelles, siamo al 19 aprile. E questo è una cosa un po' preoccupante. Aggiungo, e questo è la cosa che in realtà mi rende più basito quando Draghi ha fatto quel bellissimo discorso che è ancora un discorso che quando, quando ci ripenso dico oh, ma che bel momento è stato che bel momento e io l'ho definito un discorso che poteva essere generazionale e l'ho detto chiaramente e però poi un discorso generazionale deve essere seguito da allora, tutti. A però è stato un bel discorso. Un bel discorso. Per gli standard di quello che si sentiva è stato un bel discorso. Beh, sì, per, infatti. Per, ma... per, per, allora, per, Michele, per un trentenne che non ha sentito mai un discorso politico di quel livello, quello poteva essere un discorso generazionale. <ride> in realtà poi però non è seguito. E in quel discorso lui diceva delle cose fondamentali. Diceva, per esempio che per far funzionare il Recovery Fund, anzi il Next Generation EU, bisognava intervenire in modo molto molto serio su alcuni gangli dello Stato che sono fermi da anni: giustizia, pubblica amministrazione e burocrazia. Oh raga, ma che cazzo stanno facendo? Brunetta sulla pubblica amministrazione ha solo assunto nuova gente, esteso è e è aumentato i contratti e ha detto "Ma io l'ho già fatta la mia riforma nel 2009". E certo, è quello il problema. Uno. Due, sulla giustizia. Marta Cartabia è bravissima. Ma che cacchio si sta facendo per la giustizia? Terzo, burocrazia. Oh, io leggo ogni giorno sui giornali. Eh, perché sì, si sta pensando a una riforma, uno slellimento burocratico. Non c'è una proposta, una. Quindi, mettiamo anche il caso che si arrivi al 30 aprile ad avere sto benetto PNRR e riuscirci ad accaparare quei soldi che ormai l'Europa ci darà per disperazione perché l'Europa dirà a un certo punto no, se ce li dà ce li dà per disperazione questo volevo dire ok arriveremo lì ad avere questi soldi e il problema è che se per caso non saranno state fatte quei... quelle riforme che da mesi si dice che devono essere fatte eh? quei soldi nel caso arrivassero finiscono nei buchi neri dello Stato italiano che ha una struttura fallata quindi tutto questo mi fa dire, caro Mario Draghi, ma quel discorso era soltanto un discorso? Oppure c'era un po' di arrosto in mezzo al fumo? Perché a questo punto sono preoccupatissimo. E poi, ripeto, preoccupato anche per il fatto che non arrivino questi soldi. Secondo te c'è il rischio che non arrivino, Michele? Ma che non arrivino in toto? No, che c'è il rischio. Cioè, io mi auguro vivamente che la commissione e gli altri stati sono tutti, l'ha parlato inclusi i funzionari italiani applichino severamente e rigidamente i criteri e che non li regalino per bonus mancette e stati di calcio mm. uh, okay. temo purtroppo che cederanno per ragioni di RealPolitik certo. per, per il ruolo d'Italia eccetera questo sarà dannoso sia per l'Europa che per noi tutto quello che hai detto è vero e allora Capisci? Non è che mi aspettassi, cioè alla fine è diventato abbastanza palese che per il momento c'era solo il sentiero 1 e non il sentiero 2, dei, dei, dei due da me descritti. E quindi non è che mi aspettassi la fine del mondo. Però un po' di più sì, mettere a tacere il, la, 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 questo, questo sparlare insensato, no? Renato, gli ho scritto in, gli ho scritto in Veneto: ho detto, Renato, muoie, cioè, fa ridere. Sì, sì, ho scritto un tweet che ha avuto un certo giorno di Renato, muoie, non ti ascolta, pinissoni, e muoie è del puttana tanto se ascoltami su di me stesso. <ride> è bello vedere un po' di Veneto anche su Twitter ogni tanto. È time. ridicolo Renato, cioè, è ridicolo, mi fa un misto di pena e rabbia, poverino. Cioè, con quell'altra, lì la Carfagna, adesso un'altra ridicola. Cioè, sono ridicoli, sono dei personaggi, ormai, sono dei, i personaggi politici sono ridicoli, non sono solo alcuni, eh, alcuni infami, eh, ladroni, eh, sono se, fondamentalmente tutti, tutti ridicoli. C'è un, un livello di ridicolo in questi soggetti, straparla, non sanno che cazzo dicono, non hanno idee, sono incapaci, corrono continuamente dal capo di gabinetto chiedendogli ma cosa devo scrivere, ma questo, questo come funziona? Capisci? C'è una classe politica ridicola, almeno Draghi sa quello che fa. Purtroppo non sono d'accordo con quello che sta facendo, secondo me sta buttando via anche un suo status, una figura simbolica che non doveva. Mm. Uh, non conosco i retroscena ancora, cioè li ho già detti qua da te, quei pochi che so il rischio di un'Europa che diceva mannate a fanculo avete rotto, era notevole un'Europa che avesse detto nel corso d'anno mannate a fanculo sarebbe drammatica per il debito italiano veramente drammatica, capite che il problema è quello cioè sai che ve lo erodica cioè il problema vero è quello è che il, la, 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 la combinazione di pandemia, sua mala gestione e follia degli anni precedenti ha creato una situazione tale per cui se questi continuavano con la strada di prima non c'era un garante, okay? il livello di debito accumulato dall'Italia in questo ultimo anno e mezzo è cresciuto così tanto più rapidamente degli altri, sì, in percentuale che valore assoluto, con l'unica eccezione della, della Spagna, che è più o meno al nostro livello, ma ha una situazione molto più stabile, ha anche un percentuale più bassa e ha un governo più responsabile, nonostante sia un governo di sinistra che fa cose anche un po' folli, ma non importa ha a meno l'aspetto dell'armata, del, dell de, 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 della banda Bassotti dei ladroni sì. sì. all'assalto della carrozza il circo ridicolo che era il Conte due. Eh, allora cos'è? Siccome BCE non può contro, continuare questa, questo uh, uh, perché sta provocando sfasci in mezzo, in mezzo, in mezzo per il mondo finanziario e, e in altri paesi europei allora una commissione che facesse il suo lavoro e che ha Luglio, ottobre, meglio ancora del 2021 dicesse: Mi dispiace, il piano italiano ha dei limiti, eh, per cui per l'anno prossimo sono approvati 7 miliardi anziché gli 50. Ok, e questi mettiamo a disposizione tutto il resto. Da rivedere, provocherebbe molto probabilmente eh, una reazione sui mercati finanziari spaventosa, perché il debito italiano è enorme e come abbiamo visto, i tassi a breve si muovono, si muovono quegli americani. Eh, si muoveranno anche quelli europei, non è <ride> anzi, proprio per il puro fatto che si sono mossi quegli americani, si muoveranno quelli europei. Sì, sì. E quindi questo sì, potrebbe avere avrebbe avuto un effetto probabilmente veramente drammatico sulla situazione italiana. La mia spiegazione è che Draghi ha detto vabbè, eh, mi muovo e vado lì. Però, però 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 lì mi viene veramente. Io sono sempre stato lo sai contro quelli della lasciamo che tutto crolli, no? Certo. Eh? Però mi viene la tentazione di dirlo. E sai perché? Perché vedo che l'opinione pubblica italiana, a partire dal giornalismo infame, no? Infame. Ormai ho solo queste parole qua. I politici sono ridicoli, i giornalisti sono infami. Uh, non so se hai visto ieri, ma sono piccoli. Su questa roba del Corriere della Sera, il titolo dei due carabinieri morti di COVID, dicono. Sì, sì. Uh, sì. Questo due mesi e mezzo. Perché l'hanno preso con, facendo i controlli sulle piste da sci. Già come si fa? Già come si fa? cioè Questi signori hanno, avevano vissuto sulle piste da sci, non è che provi che si sono presi il Covid l'hanno preso da qualche altra parte, sulle piste da sci, controllando che non c'era nessuno sulle piste da sci, tra l'altro, il febbraio. Cioè, quindi, quello è un, è un paese che ha perso se stesso e quindi che vada, che vada, giù, Sai, tutto, su vada questa, giù. Su questa cosa, eh, beh, questa è una cosa che abbiamo ripetuto nel corso delle nostre chiacchierate negli ultimi due anni varie volte, cioè l'Italia è un paese che ha bisogno di un trauma. Che non sia il trauma della pandemia, cioè, nel senso che sia un trauma. Eh, che, che la faccia svegliare, che faccia rendere conto che questa so Che la politica. Ecco. La politica vissuta come campana di vetro, che dovrebbe proteggerci dalle conseguenze del mondo, eppure delle nostre stronzate in realtà è controproducente. Ehm, e credo che abbiamo avuto varie occasioni di subire questo trauma. In realtà eh, il governo Draghi è l'ennesimo tentativo di, di eliminare quel trauma, eh, cioè nient'altro. Ehm, sai, il mio, il mio timore. È è quello della totale disillusione che questo atteggiamento scatenerà nei confronti di quella generazione, ribadisco generazione mia che ha visto mia con, con la mia parte politica quindi con le idee che mi porto dietro eh, quindi europeista liberale tutto non rappresentato in Italia da nessun partito politico serio eh, della disillusione totale cioè tu rischi di stroncare sul nascere un'occasione di recuperare un po' quel tipo di sentimento soltanto perché Draghi diventa eh, il, il gancio di questa nuova campana di vetro che poi non non è una campana di vetro, perché ripeto, ti illude di proteggerti dalle conseguenze e della pandemia e del debito e della crisi e de della improduttività e tutte queste cose qua. In realtà ti espone in modo ancora più eclatante. E, e, e devo dire che è una cosa che mi spaventa molto. Anche perché poi, se effettivamente Draghi non è nient'altro che un'altra campana di vetro, Dopo Monti, anche Monti lo è stato, anche se, ribadisco, all'interno del governo Monti c'è stato almeno il tentativo di riforma Fornero. Quindi una cosa si è tentata di fare seria, strutturale, che fosse. Che fosse e poi sappiamo come è finita. Eh, se Draghi è l'ennesima campana di vetro, eh, questo è un rischio enorme perché allora significa che i soldi del PNRR se arriveranno andranno a moltiplicare i problemi perché andranno a entrare in un contesto socioculturale e politico dove serviranno soltanto a reiterare... La, i, I comportamenti idioti, eh, gli, gli handicap politici e istituzionali che in realtà stanno distruggendo questo paese. Io sono, cioè, Draghi potrebbe addirittura diventare il contrario di quello che noi pensavamo che potesse essere, cioè, questa è la cosa. E ribadisco, sto lanciando un po' di pessimismo perché mi sento un po' pessimista in questo momento. Spero cazzo di sbagliarmi. Lo spero tanto. Uh, hai ragione. Cioè, se io parlo adesso, ripeto quello che hai detto quindi l'unica spiegazione che ti ripeto che trovo sia quel, è quella che ho dato prima uh, che all'improvviso venga preso da una forma di ambizione personale di poter mettere il curio ma ha fatto anche il Presidente del Consiglio dopo aver il Presidente del Curio non ci credo Dare un cambio di, di essere umano totale e comunque anche se fosse quella uh, avrebbe potuto farlo potrebbe farlo in maniera diversa e, e sì um, questo aspetto di aver detto delle cose che poi erano coerenti con quello che ha predicato, detto, manifestato sia privatamente che pubblicamente negli ultimi 30 anni, o oh, 20-30, direi, eh, e poi di stare a fare lì a spiegarci che ha fiducia e speranza, questo personaggio ridicolo e dannosissimo. Eh, ho capito che è Realpolitik, ho capito che speranza è uno spezione, un simbolo, che se lo toglie è come sconfessare non solo ovviamente Conte e eh, eh, tutti quanti, ma sconfessare tutto quello che lo Stato italiano nel suo complesso, perché quella è la verità, l'intero Stato italiano, dal primo dei ministri all'ultimo dei, dei, dei funzionari, dei, dei burocrati, dei generali, dei direttori sanitari, ha fatto uh -huh. nel mal gestire uh -huh. la pandemia e causare i danni che hanno causato. Uh -huh. Evidentemente questo non è oggi politicamente possibile perché que quell'apparato dello Stato reagirebbe e lui si mangia. Sta cosa, però, però, però è vero oh, quello che hai detto tu. No? No, è, oggi è andata bene, hai visto? Perché ho detto subito che non ero informato, che non seguivo. Dall'altra parte, da quel poco che so, quello che dici, ma poi ci sono i fatti. Poi ci sono i fatti. Cioè, sono lì. Questa roba che adesso va il, 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 il 27 di aprile a presentare il PNRR alle, alle Camere, come se ci fosse possibilità di feedback in due giorni. Eh, cioè nel senso anche, anche lì anche lì ma perché non dire questo apparato dello stato di merda non ha combinato un cazzo esatto. non c'è niente esatto. Esatto. per cui non so cosa fare cioè, ma dillo cioè, no, ma vedi, perché... ha bisogno di verità l'italia ha bisogno di sentirsi dire la verità sulla realtà del paese in cui vive ma sull'apparato esatto. del pubblico esatto. perché poi l'ultima moda è guai a toccare i dipendenti pubblici si incazzano ogni volta che gli fai osservare che sono strappagati che nella grande maggioranza fanno poco che il valore è aggiunto c'è poco da fare potete girarla voltarla perché ci sono i volenterosi, sono quelli che lavorano bene Quindi, i volenterosi, quelli che lavorano bene che si sveglino, che si ribellino. Sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordissimo. Paese ha bisogno bello. di verità, non di balle continue. No, ma poi eh, io, cioè, io qui voglio dire una cosa che sicuramente farà incazzare alcuni di quelli che seguono assiduamente. E che, ancora in questi giorni, quando io mi sono trovato a criticare il governo Draghi, mi ha detto: Eh, no, ma guarda, che draghi qua, draghi là, draghi su. Allora, ok. Eh, draghi qua, draghi là, va bene. Però. Io a questo punto preferivo adesso preferivo una parola grossa. Però preferivo Conti a dicembre che diceva Oh, raga, decido io <ride> di chi è questa task force. E si è beccato quello che si è beccato appunto con Renzi. Che ha detto, eh, eh no, eh no, 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 non decidi tu, eh, non ci pensi neanche. No, no, tu non decidi. E quindi tutto quello che è successo: che non draghi, che adesso eh, appunto dà questa illusione di, di meccanismo democratico, quando in realtà alla fine quanto pare, deciderà lui la cabina di regia e arriverà di fronte a un Parlamento che non è che potrà in due giorni decidere di approvare o meno il PNRR. E Quindi l'approvazione eh, di, di quel piano sarà tutto legato a equilibri politici, del motivo per cui, come diceva giustamente Michele, non c'è contestazione di speranza e si stanno un po' anche cagando addosso per il discorso Open Arms Salvini, discorso che si porterà dietro non solo Salvini, ma pure Di Maio e pure Conte, perché ricordiamoci che Salvini, quello che ha fatto nel 2018... No, l'ha mica deciso così dal nulla, l'ha fatto con il benestare di Conte e di Di Maio e quindi insomma anche gli equilibri politici che stanno sotto e che potrebbero minare alla base questo, questo esecutivo. Ecco, eh, mi, sembra che, mi sembra che siamo all'interno di una retorica che non ha mutato nulla di quello che avveniva a dicembre e gennaio e che però ha cercato di accaparrarsi, grazie a questo appunto simbolo che è Mario Draghi, le simpatie per mandare avanti il piano fino a che non ci saranno PNRR e va vaccinazioni fatte. Però il costo di questa cosa qua è immane. Cioè il costo è la credibilità ulteriore di una figura che poteva essere veramente una figura di rilievo, di credibilità. A cui aggiungo un ulteriore aspetto. Se si mina la credibilità di Mario Draghi con queste cose qua, tutto il piano europeo di spostare il focus e la leadership dalla Germania, perché la Merkel eh, c'è ancora qualche mese e poi la Germania potrebbe non essere più il paese guida dell'Unione Europea dal punto, dal punto di vista dell'immagine, tutto il piano di avere l'asse macron Potrebbe essere il paese guida con una manifestazione diversa di atteggiamento, però simile a quella italiana dal punto di vista, e cioè certo. avete un po' rotto le ba, adesso pensiamo un po' a noi. Esatto, esatto, esatto. No, cioè tutto il progetto di avere l'asse Macron-Draghi per, per dare nuova spinta all'Europa potrebbe venire meno, eh? cioè nel senso è quello il rischio. Ma Gron è, è un altro che si è dimostrato negli anni un personaggio tanto a chiacchierare pochi fatti. Eh, in Francia... sai, forse la realtà, la realtà, c'è una, una, una lezione in tutto questo, la realtà delle crisi strutturali, quelle che io e te, divertendoci, abbiamo chiamato no, il declino dell'Occidente. Mm -hmm. eh, ricordi quando abbiamo iniziato si voleva parlare di quello, per un po' ne abbiamo parlato, poi era troppo, secondo me. Eh, la realtà delle difficoltà, cioè della contraddizione, perché è quello, il punto è questo, l'Italia da quel punto di vista è il simbolo dell'Occidente, e c'è una contraddizione profonda, è probabilmente insanabile, non risolvibile dalla politica, con tante chiacchiere della politica, che può essere quello, fra la realtà dei fatti e la verità, la, 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 i fattori di crisi, i fattori di difficoltà, ciò che rende la gente insoddisfatta, che riduce la crescita, che non dà eh, salari, ricchezza, eh, tutte queste cose, no? che rende alcune persone... Eh, molte persone che si sentono strane perché si sembra di essere poveri rispetto a altri che sono più... tutte le difficoltà dell'Occidente, obiettivamente. Ciò che richiedono per essere risolte sono tali che sono inaccettabili, dato la concezione del mondo, il modello, il filtro con cui gli stessi abitanti dell'Occidente le guardano e le analizzano. Mm. C'è poco da fare. Mm -hmm. E da questo punto di vista, davvero non è per perprimente, perché l'esempio più facile, il dipendente pubblico italiano... È paradigmatico. Il divieto pubblico italiano è uno convinto in media di essere sottopagato e di lavorare troppo. Ok? Mentre il problema della burocrazia e del funzionamento dello Stato italiano è esattamente l'opposto: che bisognerebbe pagarne alcuni in particolare molto di meno, sia sul piano territoriale, per la storia vendetta, no? Che certi stipendi a, 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 a Canica valgono X, a, a Milano, a Brescia o a Bologna valgono molto meno di X. Certo. Quindi, e soprattutto farlo lavorare di più è meglio riformarlo, fargli capire che è del servizio del cittadino e non viceversa eccetera eccetera. Questa è la realtà non c'è dubbio alcuno e il dipendente pubblico italiano stesso nel momento in cui è lui il cliente dell'altro dipendente se ne rende conto, io di esempi del genere ne ho da buttare via hai capito? Ah però non è così, perché il modello. Quando hai un modello del mondo, cioè un, un processo cognitivo, un'informazione, una visione di quello che succede, che è ortogonale, in quanto falsa rispetto alla realtà, e non agirai mai nella maniera giusta. E la politica che su questa contraddizione vive vendendo, uh, vendendo aria fritta, uh, sì, 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 sì. Ah, sì, sì. Prova. E, e, e Draghi è purtroppo vittima anche lui di questo fatto. Adesso che è un fatto che va al di là delle capacità personali, capisci? Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Quindi. Mh... Quindi Draghi potrebbe diventare insomma, un assecondatore di questa tendenza. Non lo so, forse è ancora sicuramente presto per dirlo, e non vorrei che il pubblico prendesse questo ragionamento come una conclusione. Non lo è, bisogna vedere quello che avverrà. Eh, sicuramente ci sono stati tanti sobbalzi, tanti, tanti momenti, e quindi la, la, un, un, po di, un po' di speranza ancora io ce l'ho, però. Io mi sento, mi sento da un lato pessimista per quello che sto vedendo, dall'altro mi vedo ancora circondato di persone eh, che criticavano Conte ed erano d'accordo con me quando criticavo Conte con quelle motivazioni quando io faccio le stesse critiche oggi a questo governo, perché secondo me per questi motivi sta facendo più o meno le stesse cose dicendo le stesse cose, a me sembra che, che, che prendano fischi per fiaschi perché invece dicono, eh no ma Draghi no e quindi so, sono giustificazioni No no, posso aggiungere che ho la tua stessa speranza, perché voglio dire non è che una vita ben spesa è diversa dalla mia, ma spesa bene, facendo le cose bene con i suoi errori, per carità, ha fatto errori anche lui, anzi, alcuni ne è perfettamente consapevole. Cioè, posso dire, credo pubblicamente, che è molto consapevole di aver fatto male in fretta, eh, sotto la disperazione dei conti, le prime privatizzazioni e uniche italiane negli anni 90 uh -huh. eh, oh. che sono state. Eh, malfatte, eh, anche se andavano fatte eh, e sono state malfatte perché, perché l'apparato la, dello Stato era quello, perché la capacità era quella, perché la situazione di emergenza era quella quindi l'uomo consapevole dei suoi errori uh, quindi non lo butti via perché adesso sta, sta deludendo spero trovi la forza politica di cambiare alcune cose uh, davvero lo spero tantissimo eh, che altro dire eh, però sì, questo problema c'è e va detto, quindi mi sembra giusto che lo diciamo noi uh, che abbiamo anche se vuoi una una fiducia o, o un rispetto, una stima no, personale della, della, certo. della persona. perché sì. e, e forse c'è bisogno di movimento politico. Io continuo a dirlo, capisci? Uno dei problemi di Draghi è che vale la battuta di Stalin. Quante divisioni corazzate ha, ha il papa. <ride> e quante divisioni, quanti voti ha Mario Draghi? Zero. Lo so che eh, se glielo chiedi ti dice: Ma sai, non è che io voglio fare l'uomo politico, il partito Politico, ma lo stai facendo adesso e quindi eh, che salga che, che esca che emerga eh, io continuo a dirlo specialmente alle gente più giovane che emerga eh, come dire opinione pubblica movimento che dica per favore fai queste cose qua e non quelle altre, caccia speranza e cambia, cambia fate l'autocritica su come avete gestito questa cazzo di pandemia sì, fa, fate sì. l'autocritica su tutte queste, cioè vedere cose. cosa cioè vabbè mi scateno meglio che sto zitto. No ma queste sono cose che comunque abbiamo già detto quindi effettivamente sai che le sottoscrivo e boh, eh, cosa vuoi che dica? La speranza che io ho espresso un paio di mesi fa è ancora quella, cioè Draghi dovrebbe fondare un movimento, un qualcosa di politico e, boh, eh, il problema è che andando avanti sono sempre meno, meno speranzoso di questo. E mi sembra sempre di più che abbia invece lui, lui stesso consideri questa sua esperienza come temporanea e che. Ma non lo so perché, appunto, come abbiamo detto, quel discorso che ha fatto, no? Sembrava. sembrava il discorso di uno che intendeva stare lì sei anni. Sì, sì. sì Sette. Sì. Eh. Quindi. Eh, buona... io... Mm, vedremo io adesso voglio stare molto attento perché uh, allora a questo punto negli ultimi dieci giorni di aprile uh, arriveremo ad avere questo PNRR vedremo se verrà approvato da Bruxelles e una volta che ci sarà quella roba lì, visto che da un lato i vaccini sembrano entrare piano piano a regime, quindi adesso non mi ricordo ma siamo comunque vicini ai 400.000 quotidiani, quindi stiamo crescendo, piano piano si arriva lì, e una volta svolto il PNRR io sono curioso di vedere se si cominceranno veramente a rimettere in piedi le riforme di cui si parlava, giustizia, pubblica amministrazione e burocrazia. Perché senza quella, roba lì, senza quella roba lì. il PNRR finirà nel buco nero dove ogni finanziamento, ogni centesimo è finito negli ultimi decenni. E allora lì eh, siamo molto peggio che in una campana di vetro. Diventa una, campania, una camp campana. di amianto, perché ci avveleniamo altro che campana di vetro. Quindi, quindi sono d'accordissimo, sono, sono d'accordissimo. E lasciami aggiungere una cosa: sì. la necessità, ragazzi, di una destra italiana. Uh, civilizzata è sempre più forte io ve lo dico a voi se giorni cioè fatela, ormai non c'è più scampo alle uh, uh, persone per bene che stanno con la lega con salvini con la, con la meloni la sinistra italiana ha culturalmente totalmente deciso che l'economia dell'emergenza la pandemia eh, la vogliono far durare in eterno e si desiderano che lo stato di emergenza esista che la crisi sanitaria esista perché è ideologicamente favorevole alla follia a statalista, controllista, interventista parassitaria, decrescista eh, che vogliono perseguire e le loro ambizioni di potere. La destra è incapace di capire ormai è ridotta a livelli patetici di un individuo ridicolo, no? Volgare, ignorante, che si agita per il mondo cercando punti di riferimento e dicendo cazzate, poi andando lì a fare l'omaggio a capaci a persone che erano antropologicamente lontane miglia da lui, a. Ehm, e quindi eh, però c'è invece nei lavoratori, ne, ne, negli elettori del corpo sociale della destra italiana molto di più. Non è che non ci siano fra quelli che votano a sinistra, ci sono, ma sono in minoranza. Okay? Mm. Quelli vanno staccati, eh, c'è cioè una minoranza di gente che vota a sinistra che vuole il cambiamento nella direzione unica che può salvare il paese. A mio avviso di più a destra, quindi la necessità di che emergano delle figure che riescono a dire ma... Non, non sono qui a fare i patti con Salvini, non sono qui a fare i patti con Carfagna, con Brunetta, questi servitori in più d'un senso di Berlusconi per 30 anni, non sono qui a fare i patti con Costoro, sono qui a dire che si può essere di destra, conservatori, eh, razionali e non statalisti in maniera, in maniera come dire, decente, eh, proprio decente eh, civile e, e il Paese ne ha bisogno. Scusatemi, fatto il programma politico io non sono in grado di farlo. Ma qualcuno... No, sono d'accordo, qui bisognerebbe concludere con l'immagine con cui inizia, non so se l'hai mai visto, il film Trainspotting, in cui ho scelto, io visto, sì. ho scelto la vita. Ho scelto il riformismo, ho scelto di andare avanti, non ho scelto il debito e via dicendo, insomma, così. Eh, sarebbe un ottimo spot per un programma politico. E va bene, va bene. Speriamo di aver messo insieme, vabbè, qua era più, una, più uno sfogo, vedetelo un po', almeno il mio è stato più uno sfogo. Ho voluto esplicitare tutti i motivi per cui mi sento un po', un po pessimista. Spero di venire contraddetto, veramente, questa è la mia grande speranza. E ogni volta, peraltro, ogni volta che dico io ho speranza. La politica è riuscita a rovinarmi persino questa parola. Pensate? Come sai quando... che è anche a me? Porca puttana, è come quando, è come quando venne pro... Berlusconi in, in, in politica e ti ha rovinato il, Forza Italia, capito? Stessa roba, stessa roba qui, ma, ma hanno rovinato è la parola. due giorni fa, ero con mio figlio, sta per scrivere un tweet e mi viene la parola speranza: e mi blocco, e dico devo, devo rifare la frase per non usarla. Porca miseria. E quel personaggio è un uomo così ridicolo, così piccolo, così infamemente politicante. Così falso, a em sé, não só tudo, tudo ciò. che di un certo mondo mi fa antropologicamente ribrezzo <ride> esatto esatto esatto. No, a questo punto spero no. che Draghi non mi rovini Game of Thrones ecco visto che ci sono i Draghi no, questa, questa, <ride> questa era una battuta che potevo mi l'hanno già rovinato Game of Thrones da quel pezzo e niente se siete in live non uscite perché rispondiamo a qualche domanda e poi restiamo online ancora un po' almeno io resto perché poi Michele uscirà tra un po' scappare, ma rimango esatto qua, sono un quarto d'ora o dieci minuti Bene, perfetto metto. dieci minuti Dato così rispondiamo a qualche domanda se siete indifferita invece diffondete Dufare Boldrin, fate conoscere il mio canale Liberi Oltre, seguiteci in live noi qui siamo sempre in live due volte al giorno alle 12 e alle 18 o alle 21 e niente Michele grazie per la chiacchierata eh, per lo no, no grazie a te eh, l'abbiamo detta eh, è davvero, eh, cioè, lo dico con la speranza, quella vera quella con la S minuscola, quella che non è un cognome uh, <ride> che ci siano delle, delle persone che si prendono anche in mano sto cioè è orrendo quello che sta succedendo ma comunque andiamo sì, avanti. Sì, speriamo speriamo grazie a tutti per l'ascolto e niente ci, ci, ci rivediamo presto e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che è ciò, ciò che è... pensa in questo, in questo caso pensavo di ciò che è speranza che pensa, perché è proprio un problema di rendersi conto della situazione <ride> ciao a tutti <ride> ciao Michele ciao, ciao.